Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera, Cooking Simulator. Come sempre, cerchiamo di fare un po' di casino in questa bellissima cucina pulita, splendida e linda. E ho capito una cosa, questa scritta qui, questi sono gli achievement, cioè i bonus più che altro. Continuiamo. Allora, io devo dire che non mi ricordo un granché. Ho pulito un po', ho aggiornato la versione alla 1.2.3.1 numero e in teoria dovrebbe andare un po' meglio, hanno fissato qualcosa, quindi vediamo un po'. Saltiamo la fase di preparazione e vediamo se... Nuovo ordine, iniziamo! Allora, filetto al salmone, oh Dio, non mi ricordo più niente, ok, intanto prendiamo il filetto al salmone, lo mettiamo qua. Incomincia a essere un po'... Ok, sale e pepe, 5 grammi. Ok, il sale qui, lo mettiamo e incominciamo a preparare. 1, 2, 3, 4 e 5. Voilà, monsieur. E pepe nero, giusto? Sì. 1, 2, 3, 4 e 5. Forse hanno sistemato l'oleosità dei cosi. No, questo. L'oleosità dei controller, del mouse. Adesso sembra più fluido. Prima invece era molto, ma molto più pesante. Quello e naturalmente c'è l'acqua, vero? Con le patate. Qui dentro non c'è niente. Prendiamoci subito l'acqua. Ricordandoci che c'è maniglia di sinistra. E prendiamo l'acqua calda, non è meglio? Secondo me sì. Un litro. Ah! Cos'era quell'urlo? Va bene, lo mettiamo qua. Ah no, aspetta. No, perché ogni volta ci dimentichiamo. 20 di sale. Se non mi ricordo, dovrebbe essere 20 di sale. A memoria, ma sto andando, eh. Cioè, io mi ricordo 20 di sale. 20 di sale. Eh sì, due patate. Non c'è il rush? Uno e due. Beh, che cade. Perché dobbiamo aspettare che arrivi. Ok, portiamo a cottura. Tanti è? Beh, 120, ma non è vero. Poi portiamo questo. Mettiamo questo. Andiamo qui e lo cuociamo per 60 secondi. E questo è 120 secondi. Così se ci arriva un altro ordine. Quello, filetto di salmone, il piatto. Ah, attenzione. Hanno fatto una cosa figa. Hanno tolto il vassoio. Qui c'era prima una mensolina e l'hanno tolta. In modo tale che adesso è più facile prendere i piatti. Non bisogna abbassarsi. Perché quella mensolina era inutile. Bello. Questo ci sta di brutto, vedi? Bravi. E adesso vedremo com'è. Il fattore gira gira. Perché onestamente io non me lo ricordo. Sperando di non far casino. Ok, entriamo qui, poi facciamo così e voilà. Cacchio, forse ho indovinato stavolta. Per 60 secondi? Sì. Questa è quasi pronta. Non lo so se è quasi pronta. Non lo so. Però vi posso dire che stavo mangiando delle caramelle. Avete presente le girelle di liquirizia? Con le liquirizie tutte attorcigliate? Ecco quelle. Molto molto buone. Quelle della... di quella marca lì famosa che non si può dire. Quello lo lasciamo ancora in cottura. Le patate. 3, 2, 1. Ok, ci siamo. Le togliamo e le lasciamo lì. Si mantengono ancora più calde. Questo è quasi pronto. Sì, dai, quasi pronto. Sembrerebbe molto meglio adesso. Ok, stoppiamo. Stoppiamo anche questo.
Vabbè, ho visto questo suono. Ok, stoppato. Via, butta via. Piatto ricco, mi ci ficco. Questo. Uno. Che cavolo è successo? Cosa ci fa? Si è creato un casino. Ok, se non sbaglio non ci vuole più niente. Filetti di salmone, bollire. Ok, posiamo questo. E vai. È successo un attimo un casino, eh. È finito l'olio. Oi, attenzione! Iota, stai incominciando ad imparare bene. Patate bollite, troppo sale. Non è vero, c'erano 20, erano perfette. Erano veramente perfette. Non lo so, sei tu che non hai capito nulla. Non si può fare il rush, no? Ok. Nuovo ordine. Ah, aspetta, questo non l'ho fatto mai? Aspetta, aggiungi in una padella burro 30. Burro, no, questo l'abbiamo già fatto. 30. Ah, aspetta, c'è un composto qui. Aspetta, aspetta. Buttiamo il composto. Via. Burro. 30. 30, 30, 30. Perfetto. 30. Poi. Aggiungiamo. Sale 10, pepe e gambero. Sale 10, gambero. Sale 10. 10. Poi. No, qui. Pepe. Pepe. 10. E 120 di gambero. Spero sia così, eh. Io non lo so, non l'ho mai fatto. Questa è la prima volta che facciamo il gambero. Gambero 120. Suppongo che sia qua. Eccolo qua. Ah, gambero 120. Aspetta. 120, quindi sono 2, 4. 6, 8 e 10. Giusti? 120 sono 20, dovrebbero essere 6 gamberi, giusto? Siamo a 6 gamberi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Trasferisci tutto in un piatto profondo, servi bollente. Ok? 50 secondi dobbiamo friggere. Via. E www. No, SS. Ok, parti. Spicchi di limone in quarti. Quindi andiamo qui e facciamo così. Allora, shift. Poi c'era questo così. Ok. Suppongo sia giusto. Piatto profondo, servi bollente. Piatto profondo, quale sarebbe? Piatto profondo, servi bollente. 1, 2, 3, 4. Ok. Quindi questo e questo. Piano perché sennò cade. E foglie di prezzemolo fresche 6 grammi. Prezzemolo che non è questo, è questo. 6 grammi. 1, 2 e 3. Guarda che bel piatto. Corri, 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 corri. Non corre. Ok, vediamo un po'. Track. Cosa ci darà mai? Ma siamo dei cuochi provetti, allora. Attenzione, ci abbiamo il cappello fra poco. Perfetto, gamberi fritti. Prodotto mancante. What? C'era il gambero fritto. Ma che dice? Oh, c'era. Via altro. Allora abbiamo cotoletta di maiale. Cotoletta di maiale, una. E ci vuole sale 4, pepe 4. Sale.
Andiamo subito col sale. 1, 3, 4, sale, sale. Sale 4, pepe 4. Cacchio, ho messo troppo sale. Dannazione. Che cavolo sto faccio? Via, 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 via. Via, buttare. Sale 4, pepe 4. Ci sono dei piatti là dentro. Ok, sale 4, ne ho messi 7. O 12, non mi ricordo. 2, 4. Pepe 4. 1, 2, 3, 4. E poi timo essiccato 6, che dovrebbe essere questo, giusto? No? Timo essiccato 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfetto. Poi olio girasole 30 millilitri. Quindi girasole, questo qui, 30 millilitri. Allora, 20 e 30. Stop, stop. Oh, posso fare anche il tasto destro. E poi 90 secondi. Toh, sciapetto. 90 secondi. 1, 2, 3. Nel frattempo, patata 300 grammi a tocchetti da 50. Patata 300 grammi. Allora, patata 150. 150. Sì, allora, patata 150, grammi sale 6. Io faccio così, scusa, non è meglio? 1, 2 e 3, poi faccio 1, 2 e 3. Ok, poi prendiamo questo. Facciamo così, shift, taglio, faccio shift così, sì, lui me lo blocca, uno e due. Poi andiamo qua, uno e due, che taglio. Poi andiamo nella teglia, questa mi sa che la dovevo mettere prima, che cavolo sta succedendo? Ok, 4, 5, 6, 7, per quanti secondi? 80. Vai. 80. Secondi, trasferisci sul piatto, servi bollente. Piatto, piatto, piatto. Questo si deve girare però, eh. Ok, entriamo, via. Si è girata? Girata malissimo. Uno. Aspetta che la riprendiamo. Ok. E dai. Vabbè, stiamo giocando. E vabbè. Poi, tra l'altro, si è... Oh, ok. Via. Uno. Poi, di nuovo. C'era un po' impastato qui il discorso. Vabbè, vediamo se si cuoce, speriamo. Uh, 90 secondi. Quindi 90 è così. Aspettiamo, adesso le patate stanno arrivando. Le patate quando squilla noi le lasciamo ancora dentro. Qua c'è un altro forno. Secondo me mi devo comprare un'altra padella. Squilla. Ok. Spegniamo e lasciamo in forno. Qui manca ancora un minuto. A questo punto, scusa, chiudi. Chiudi di nuovo. Ok, perché questo qua, onestamente, è molto meglio qua la scatola. Ok. Che lì è ingombrante. Mi sta a bruciare tutto qua. No, è giusto. Allora facciamo così. Ah. Ti apri? Grazie. Uno, due. Prendiamo le patate. Questa si sta cuocendo.
Quasi pronta, io direi di staccare adesso e fregarcene di questo. Ah, ma è cotta. No, è cruda, cacchio. È crudissima. Mannaggia. Ok, adesso verrà cotta. Stai zitto un attimo, ma non... spegniti dopo un po' però. Eh sì, per cruda. Allora, beh, ancora ci abbiamo tempo. Trasferisci un piatto, servi bollente. Va bene. Quindi manca poco, va. Nel frattempo, dato che manca poco, mi mangio un pezzo di liquirizia. Ci siamo quasi, eh? L'abbiamo fatta? Un po' lentino, eh. Ah, nel frattempo mi compro un'altra padella. Padella, compra. Così ho due padelle. No, però non così, qua, qua. Ok. Si è quasi cotto? 3, 2, 1, stacchiamo, prendiamo lo piatto, la bella cotoletta, è venuta la schifezza ancora. Non lo so, boh, forse era così, forse la forma, non lo so, vediamo, proviamo, secondo me è cruda. Anche se l'ho lasciata cuocere tantissimo, vediamo. Aromi, tecnica cotoletta di maiale, temperatura. Troppo olio. Errori di riscaldamento, temperatura perfetta. Vabbè, abbiamo fatto un paio di errori, dai. Questa puliamo. E questa la mettiamo qua. Attenzione, nuovo ordine, il pomodoro. Brodo di pollo e sale. Allora, brodo di pollo. Brodo di pollo 700 ml. ...621, gliela rubiamo? Ce la facciamo, secondo te? Ci proviamo. Sale 12, pepe 12. Sale. Sale 12. Pepe 12. Sì, perché così... Pepe 12. Sale 12, pepe 12. Poi ci vuole pepe di Cayenna 6, pepe di Cayenna 6, 4, 5, 6, giusti, sì, boh. Qui ci vuole liquidi brodo di pollo, glielo mettiamo, dai, non si sa mai, qua c'è 621, ne vuole 700. Basta, dovrebbe essere a posto. Basta. Ancora po poi pomodoro e cipolla. Pomodoro 960 grammi e cipolla. Pomodoro. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e una cipolla. Mettiamo a bollire. E bolliamo per 60 secondi. No, usiamo questo. 60 secondi. Mi sembra a me un po' troppo poco 60 secondi comunque. Ok, e panaci da 150, versare 300 in piatto fondo, che è questo. Vedi? Però alla fin fine ci dobbiamo abbassare lo stesso. No. Ok, si possono prendere. Ok. Mettiamo qua. Cosa c'è? Tagliere, sale 2, pepe 2. Aspetta, aspetta. Si può fare così? Esatto. Era sporco. Ok. Si è più pulito. Allora, il pepe di Cayenna nel frattempo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Quanto ne abbiamo? Pannacida 46. Quindi compriamo una pannacida. Sento un rumore strano nella pannacida. Pannacida. Perché l'acqua? Possiamo comprare l'acqua. C'è quella del rubinetto. Fa così.
150, quindi qua ce n'è 46, 100 di là, va bene, dai. Ok. Frulliamo il tutto, perché mi ricordo così. Finisco l'ultimo poco di caramella che è rimasto. Questo ne dobbiamo mettere 100. E poi dobbiamo versarlo qui. In teoria dovrebbe essere pronto. Tieni, tosta sbobba. Fa schifo comunque a guardarla, eh. Ma era tutta dice che era. Quando avresti finito, preparati per domani. Ah, era l'ultimo? Perfetto! Allora siamo a cavallo, questa no, perché sennò si butta. Questa è pulita. Questa la mettiamo qua per adesso e questa la posiamo qua. Questa la rivendiamo. Anzi, sai che ti dico, la buttiamo perché faceva schifo. E dobbiamo semplicemente pulire, mi sa. Vediamo. Pulisci. No, non ti fa pulire, questo è proprio zozzo. Cioè, nel senso che è rotto. E bisogna, vuole che lo cambiamo, quindi. Quindi, un altro giorno è passato in questa splendida cucina e siamo arrivati alla fine, preparando tutti gli ordini, ce l'abbiamo fatta. Quindi, per oggi chiudiamo qui. Grazie di essere stati con me a farmi compagnia in questa. Prendi l'avventura su Cooking Simulator e alla prossima, come sempre siete mitici. Bye bye!